Esiste un'armonia nelle cose. Amori, passioni, dolori. Basta un niente per spezzare quell'armonia. A volte è un pensiero che noi crediamo il nostro, ma nostro non era. Difficilmente distinguiamo le nostre convinzioni da quelle che ci infondono. E quando smettiamo di ricercare le nostre idee, adattandole alle idee di altri, fino a farle diventare nostre, è lì che si spezza l'armonia. Il paradosso è che siamo noi stessi gli artefici di tutto e i primi ad isolarci. Applausi ad una brillante carriera. A Marco, un fotografo che farà parlare di te. Guarda che t'ha fatto! Io che credevo che t'avessi fatto delle lunghe session, invece t'ha rattato tutto quanto a zero. Te l'avevo detto, la prossima volta vieni da Franca, guarda che bersaglio sbarazzino sul stato che mi ha fatto. Ma sì, Franca, sta all'euro, è anche un sacco economica. Ti dico vacci, e fidati! Paolo, ti amo, ma non so se è il caso. Giovanni, no, non possiamo, non facciamo cazzate. Paolo, io non ce la faccio più e neanche tu. Non so di cosa parli. Lo sai benissimo di che cosa sto parlando. Quello che c'era tra di noi è ancora vivo. Io sto con Luigi e tu con Diego. Voi scopate insieme, dico giusto? No, non dici giusto. Che cosa vuoi dire? Non potevo più mentire a me stesso e continuare a prendermi gioco di lui. Paolo, io amo te. Con Diego ora è finita. In questi 2 mesi io non ho mai smesso di amarti. E so che anche per te è lo stesso. Lo sento, anche se non parli. So che è così. Ti senti come mi sento io. Sbarrito. Abbiamo cominciato per loro, per gioco. Quei due sono solo delle parentesi, Paolo. Il nostro destino non è con loro. Tutto questo non è possibile. Dispiace sapere che stai ancora così male, ma sbagli quando parli di me. Vero, ti ho amato. Ti ho amato con tutto me stesso e una parte di me sarà sempre legata a te, probabilmente. Ma questo fa parte del passato. Adesso sto imparando ad amare Luigi. Non lo senti quanto suona ridicolo quello che dici? Imparare ad amare? L'amore non è una cosa che si impara o si insegna. È un qualcosa che viene da dentro.
ed è quello che c'è tra di noi, Paolo. Ho detto no, tu non capisci. Capire che cosa? L'unica cosa che capisco è che ti stai agitando tanto solo perché... Non c'è più niente tra di noi di quello che dici. Hai distrutto tutto 2 mesi fa. 2 mesi fa non c'era nulla tra me e Diego. E infatti come ci siamo lasciati ti sei messo con lui. Ma tu guarda il fato. Sei ingiusto a parlare così. Stai continuando al solo a prenderti in giro. Ci siamo messi con loro solo per farci del male. Se non riesci a vedere quello che vedo io, allora io non esisto. Sono io che non esisto. Per te. Vado ad esprimere un desiderio. Ma prima devo fare una cosa importante. Amore, sei qui? Che succede? Stai male? No, forse ho bevuto un bicchiere di troppo. Capito. Senti, gli altri vanno via tutti. Cosa fai? Resti a dormire da me? No, Luigi, non la sento. Non sarei di compagnia questa sera. Dai, passo domani e ti aiuto a mettere a posto. Fatto. Va bene. Ciao Paolo. Stai attento e fammi uno squillo quando arrivi. Cellulare. Se no potremmo andare al Cube. No, andiamo a Westfield. E dove sta? A Bari. Ciao ragazzi. Aspetta Marco, non chiudere. Bella, secco, che fai? Non abbi qualcosa, ce la giungi? No, non ne ho voglia, la prossima. Vabbè, sei sentito, ciao, bella. I can't go home, they fetch me. Avresti dovuto vedere la scena. Sembrava la fotocopia di una telenovela americana. Che stronzi.